Rendere Fano più verde, più sana e sostenibile con l'aiuto dei cittadini è l'obiettivo di Legambiente che sta portando avanti un progetto di riforestazione. In che cosa consiste? Abbiamo individuato una zona all'interno del comune di Fano per riforestare. In questo progetto, che è un progetto pluriennale perché già dall'anno scorso abbiamo fatto una prima piantumazione coinvolgendo tutta la cittadinanza, è un progetto pluriennale perché ogni anno, essendo l'area che il comune ci ha destinato molto ampia, cerchiamo ogni anno di fare una piccola raccolta fondi, per poter continuare questa piantumazione e coprire tutta la superficie. Qual è la zona scelta e come possono contribuire i cittadini? Allora, la zona scelta è Monte Schiantello di Fano. I cittadini, in questo caso, sono fondamentali perché il progetto si basa sulla legge Un albero per ogni nuovo nato. Come può partecipare il cittadino? In questo caso può partecipare sicuramente alla festa dell'albero e venire con noi a piantare queste piante, ma anche con un piccolo contributo ci aiuterà a sostenere quei costi di manutenzione, di gestione, di lavorazione dei terreni e quant'altro per far sì che tutto il progetto in toto poi venga realizzato. Coinvolgerete anche le scuole? Assolutamente sì, le scuole sono all'interno di questo progetto e sono il fulcro, perché quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo passare un messaggio alle nuove generazioni, anche se poi in verità quando poi ci troviamo a parlare con le scuole spesso e volentieri ci troviamo noi a ricevere questo messaggio, perché i bambini sempre di più sono attenti e arrivano con la coscienza già che questa terra non è solo un posto dove vivere, ma è davvero la madre che ci ha dato la vita. Chi si prenderà cura poi di questo bosco? Nel progetto di questo bosco ci sarà i primi due anni dove verrà fatta una piccola manutenzione degli sfalci sostanzialmente e un'irrigazione di soccorso se necessaria. Dopodiché l'area, appunto, come abbiamo già detto, indicata, verrà lasciata all'espressione naturale del bosco per fare in modo che si ricreino quei cicli, quelle dinamiche che creano alla crescita spontanea dei vegetali e a fare in modo che si ripristini un ecosistema naturale genuino. Il messaggio di questo bosco è un messaggio di pace. Si fa tanto di parlare di guerra e allora io vi ho portato queste due foglie che mi ha donato un albero secolare e nel chiedervi questo aiuto, questo contributo per realizzare questo bosco, vi dico: in che mondo volete vivere? In un mondo che sta marcendo o in un mondo che sta germogliando?